Amaldi, problema 14, pagina 1002. Un solenoide dentro l'altro, quello più esterno è percorso da una corrente perché è collegato ad una batteria. Quello più interno, invece, non è collegato a nessun generatore. Perciò il solenoide esterno è il primario, il solenoide interno è il circuito secondario. La corrente nel primario subisce una variazione, si riduce di un terzo in un centesimo di secondo, facendo variare il flusso magnetico nel secondario. Calcola la FEM nel secondario e il verso della corrente indotta nel secondario. Questa è la situazione fisica. Facciamo scorrere la corrente nel primario in senso antiorario, così che il primario fa un campo B1, induzione magnetica verso l'alto. Qui ci sono tutti i dati relativi al primario e al secondario. La corrente nel primario si riduce di un terzo, quindi passa da 1,5 A a 1 A, in un centesimo di secondo. Perciò si indebolisce anche il campo induzione magnetica che fa il primario. Per esempio, in questo disegno, inizialmente erano due le linee del campo B1 che attraversavano il solenoide secondario, adesso ne è una sola perché il campo B1 si è ridotto di intensità. Quindi è diminuito il flusso magnetico attraverso il secondario. Come sempre, orientiamo anche il secondario in senso antiorario, quindi la faccia positiva è quella in alto. Perciò questo flusso magnetico era positivo ed è ancora positivo anche dopo la riduzione, solo che questo flusso magnetico ha un valore più basso adesso, quindi è diminuito il flusso magnetico attraverso il secondario, che quindi reagisce facendo passare una corrente indotta I2 nel verso positivo, cioè in senso antiorario, per cercare di ripristinare queste linee che vengono a mancare, le linee DB. Questa corrente I2 di segno positivo è spinta da un campo elettromotore indotto che circola anche lui in senso antiorario e la cui circuitazione, fatta su tutto il circuito, quindi su tutte le spire, ci dà la FEM indotta F2 perché è indotta nel secondario, che per la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz si esprime attraverso la solita formula. Attenzione agli indici 1 e 2 perché la FEM è indotta nel secondario, quindi F2. Il flusso avviene attraverso il secondario, quindi 2, però è il flusso del campo B1, cioè il campo B prodotto dal primario. Questo campo B1 si calcola con la formula del solenoide. Dobbiamo mettere qui la densità lineare di spire del primario, quindi N1, che sono 50 spire al centimetro, cioè 5.000 al metro. Poi dobbiamo mettere la corrente del primario, che è la causa del campo B1. Poi andiamo a calcolare il flusso di questo campo B1 attraverso il secondario. Dobbiamo prendere questo campo B1 che abbiamo appena calcolato qua e moltiplicarlo per l'area del secondario. L'area del secondario è l'area di una singola spira S2 da 10 cm quadrati moltiplicato però per il numero delle spire del secondario che sono 400 N2. Da non confondere N maiuscolo con N minuscolo. N maiuscolo è il numero delle spire, N minuscolo è la densità lineare di spire, cioè quante ce ne sono per esempio al centimetro o al metro. Quindi questo è il flusso magnetico del campo B1 attraverso il circuito secondario, cioè tutte le spire del solenoide secondario. Questo è questo flusso. Facciamo la derivata. Sono tutti fattori costanti tranne la corrente del primario, quindi andiamo a derivare solo I1. Poi la cambiamo di segno per esprimere la FEM nel secondario. Però non ci viene richiesta la FEM istantanea, ma in pratica la FEM media in quell'intervallo di tempo di un centesimo di secondo. Perciò questa derivata della corrente del primario diventa un rapporto incrementale di incrementi finiti, quindi una variazione di corrente del primario in un centesimo di secondo. Questa variazione di corrente a segno negativo, da 1,5 A 1, la riduzione di corrente è stata meno 0,5 A. Questi segni meno si eliminano e rimangono i 0,5 A in modulo. Giustamente la FEM indotta nel secondario ha segno positivo, perché la corrente e anche il campo elettrico, elettromotore indotto, ruotano, circolano in senso antiorario, che è il verso positivo del secondario. A questo punto basta sostituire i valori numerici e calcoliamo questa FEM media indotta nel secondario che è 0,13 volt. Vediamo l'unità di misura, newton su ampere quadrato, metri al denominatore,
metri quadrati al numeratore, ampere su secondi. Fatte le semplificazioni, rimane newton per metro joule, ce lo ricordiamo dalla formula del lavoro, forza per spostamento, e al denominatore ampere, coulomb al secondo, si semplifica a secondo, joule su coulomb e volte, ce lo ricordiamo dalla definizione del potenziale elettrostatico, che è l'energia U, potenziale elettrostatica, diviso la carica Q.